Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro secondo incontro del nostro percorso di formazione Santi nella fede per la cura della casa comune. Due settimane fa l'incontro era rivolto ai catechisti, da oggi è aperto anche agli insegnanti di religione della nostra diocesi. E abbiamo programmato diverse tappe e abbiamo pensato di coinvolgere un po' i diversi uffici della nostra diocesi. Abbiamo anche degli ospiti in questo percorso di formazione. È anche un esperimento, un'esperienza un po' nuova. L'anno scorso avevamo fatto un'esperienza simile, quest'anno abbiamo voluto arricchire ancora un po' di più questa proposta. È una proposta di formazione anche biblica, teologica, liturgica, che ci può dare i fondamenti anche della nostra vita cristiana, almeno rinfrescarli e anche aggiornare un po' la nostra preparazione per un servizio più qualificato in parrocchia, nella scuola e in generale nella Chiesa. Questa sera con noi c'è Don Gianni Carozza, lo conosciamo già per vari motivi, perché è venuto diverse volte sia in diocesi, magari molti di noi, compreso il sottoscritto, lo hanno avuto anche come docente di Sacra Scrittura o all'Istituto Antoniolo nella Facoltà di Scienze Religiose o al Seminario di Chieti, dove insegna ormai da diversi anni. Ecco, Don Gianni è un biblista, è un professore e questa sera ci parlerà di una tematica, quindi sarà un incontro biblico, di una tematica che sta proprio un po' a fondamento del tema che abbiamo scelto. E il titolo di questo incontro è L'uomo e la donna nel giardino per coltivare e custodire, un po' la vocazione originaria dell'uomo. Bene, buon ascolto a voi e anche a chi ci segue da casa. Lascio subito la parola a Don Gianni e, come le altre volte, poi prevediamo anche qualche minuto per un riscontro, qualche osservazione o domanda da parte vostra. Grazie Don Gianni, ti ascoltiamo. Bene, buonasera a tutti e soprattutto ben trovati. Io sono molto contento di finalmente tornare un po' in presenza dopo questo periodo molto prolungato in cui mi trovavo a parlare davanti allo schermo, quindi insomma mi fa piacere che insomma, ci sia questa possibilità. Grazie al Vescovo, ad Emanuele, a voi per la vostra benevolenza e per l'invito. Soprattutto ai miei studenti, dico, avete avuto già tanta pazienza con me negli anni, dunque insomma, questo vi rende merito perché è stato un atto di carità quando tornate, nonostante insomma, tutto questo tempo che già abbiamo passato assieme. Ma il tema che Don Emanuele un po' mi ha affidato mi ha appassionato molto e ho dovuto un po' prepararmi perché chiaramente non è qualcosa che ho approfondito. Non so se sapete, ma a Taranto qualche settimana fa c'è stata la settimana sociale e il tema un po' era questo. Io, un po' per le difficoltà che conoscete che ho, non sono potuto andare, ma grazie a Dio oggi questi strumenti ormai li abbiamo imparati ad adoperare, come c'era il canale YouTube della Chiesa Cattolica, e come dire, ho potuto seguire anche a distanza. E ho ricevuto tanti spunti, certamente, insomma, sono stati degli interventi molto belli. Se potete, vi suggerisco soprattutto quello del professor Zavagni, che davvero è stato un momento molto, molto, molto bello. Ora, io, è chiaro che, come ha detto giustamente Emanuele, mi occupo di Sacra Scrittura, quindi con voi cerco un po' di vedere quello che dice il testo di Genesi, perché è quello che, insomma, testo che mi è stato affidato. E vorrei partire dicendo come la tradizione ebraico-cristiana, pensate, non lo so se lo sapete, è stata fatta oggetto di una pesante accusa ecologica. Non so se
questo, ma c'è un po' di letteratura, insomma, anche del passato, degli anni 70, soprattutto fine degli anni 60, cioè l'accusa era questa, di essere la causa prima della situazione di quello sfruttamento sconsiderato dell'ambiente che si registra soprattutto nei paesi industrializzati. Pensate, negli anni 60, negli anni 70, si accusava la tradizione ebraico-cristiana di essere piena responsabile di tutto questo. Perché? Perché alcuni hanno attribuito a questa idea ebraica della creazione, che poi è stata fatta proprio, no, da noi cristiani, la colpa di aver originato la convinzione di una autonomia del creato di fronte a Dio e dell'uomo di fronte al creato. Questa era la scusa, questa era la colpa. Ora Papa Francesco, sappiamo tutti, no, conosciamo la Laudato Si, la stiamo leggendo anche questo percorso insieme, affrontando direttamente l'accusa, risponde: dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di essere creati ad immagine di Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un dominio assoluto sulle altre creature. Dobbiamo rifiutare, dice il Papa, ed è importante, dice nella Laudato Si numero 27, continua, leggere i testi biblici nel loro contesto, con una giusta ermeneutica, il giardino del mondo, Genesi 2:15. Mentre coltivare significa arare o lavorare un terreno, custodire vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò che importa è una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura. Ripeto, questo dice il Papa nella Laudato Si al numero 67. Ora, se volessimo affrontare per bene questo argomento, sarebbe necessario, pensate, analizzare un'ampia gamma di passi biblici, cioè io dovrei prendere in mano il testo e darvi tanti riferimenti. Sono quasi tutti citati questi passi biblici nel secondo capitolo della Laudato Si. Quindi bisognerebbe vedere il libro dei Proverbi, i Salmi, il libro di Daniele, Giobbe, Giona e poi anche il Nuovo Testamento. Però, se non sbaglio, a me questa sera, grazie a Dio, la gatta da pelare è semplicemente quella di Genesi 1:3, perché poi la prossima volta, se non sbaglio, Don Emanuele affronterà questo discorso però nei libri sapienziali e poi probabilmente andrete anche al Nuovo Testamento. Dopo io mi limito alle scritture ebraiche e in modo particolare a Genesi 1:3. Ora, quando nascono queste scritture? Per chi è ovviamente docente di religione, abbiamo approfondito un po' questi aspetti durante i nostri corsi, non con me ma con i colleghi. Voi sapete che le scritture ebraiche nascono nell'arco del primo millennio avanti Cristo, come una fissazione scritta di quella che è l'esperienza di un popolo. Cosa sono le scritture ebraiche? Questa, l'esperienza di un popolo, l'esperienza di Israele in modo particolare. L'uomo ebreo, in modo particolare, percepisce la natura come il giardino che deve coltivare. Attenti però, un giardino che non si identifica con Dio e nemmeno con le sue qualità, ma un giardino piantato da Dio e non da altri. Questo è importante. Il giardino non si identifica con Dio, è piantato da Lui
e non da altri. La natura, voglio dire, questo è un aspetto molto importante perché c'è molta confusione su questo punto. La natura non è Dio, ma è da Dio. È Dio, è come dire di Dio, ma la natura non è Dio. Ora, tutta la rivelazione del Primo Testamento sulla creazione che noi troviamo in questi primi capitoli della Genesi, dunque si mantiene abbastanza equidistante tra la sacralizzazione e la demonizzazione della natura. E lo fa identificando la natura e il cosmo con il creato. Il creato è opera di Dio. Su questo si insiste. Perché voglio fare una precisazione? Perché, guardate, prima ancora della filosofia greca, la rivelazione biblica, pensate, aveva già condotto una riflessione critica nei confronti della mitologia, cioè aveva operato una divinizzazione nei confronti di quella divinizzazione del mondo che veniva professata, per esempio, dai popoli del vicino Medio Oriente. Questo lo dice il Papa nella Laudato Si, numero 78. Cioè Dio per l'ebreo non si identifica mai con una manifestazione naturale. Non è che Dio si identifica con qualche agente cosmico, non so, il sole, gli astri, i vulcani, i temporali e così via. Voi questo non lo trovate mai nella Sacra Scrittura. Non c'è mai nel libro della Genesi un'identificazione di Dio con queste manifestazioni naturali. Cioè c'è sempre la trascendenza di Dio rispetto a tutto questo, il senso della trascendenza di Dio rispetto appunto al cosmo è molto forte nelle scritture di Israele. Eppure voi mi direte, come si rende conoscibile Dio? Dio si rende conoscibile e vicino anche attraverso la natura. Non c'è identificazione, ma la natura è creata da lui. Ecco perché, voglio dire, le scritture ebraiche non accettano neppure una concezione così distaccata di Dio dalla natura. Non so, non è che lui è il motore immobile, qualcosa che non c'entra niente con il creato. Quando ho fatto un corso sui salmi, soprattutto in seminario, l'ho proposto anche poi alla Radio Vaticana, se non sbaglio 2 anni fa, un percorso di meditazioni quotidiane, una cosa che notavo sempre, soprattutto nei salmi, che vi invito sempre a pregare perché sono oggi una scuola di preghiera, va detto tra parentesi, io notavo come i salmisti, questi diciamo autori, questi scrittori, insomma, sempre, voglio dire, al di là di quello che possono ricordare nella storia che Dio ha fatto, vedono nel creato l'opera di Dio. Pensateci, anche nei salmi che probabilmente conoscete, quante volte si loda Dio per il creato? Quante volte si loda Dio per il sole, per le stelle, per il cielo, per il firmamento? È abituale questo. E qualche anno fa, ero parroco ancora a Guasto, e una signora, era l'anno della misericordia, voleva per forza regalare una statua della Madonna in parrocchia. Io non è che mi intenda molto ovviamente di questo, anzi non sono mai occupato, però conoscevo Ortisei su nel nord-est del Trentino Alto Adige, che sapete essere un luogo insomma bello delle Dolomiti per villeggiare, ma si occupa questo, insomma, questa piccola cittadina, questo paese, si lavora molto in legno, no? Quindi andammo a prendere un po' questa statua che poi abbiamo dedicato a Maria, Madre della Misericordia. Però
bellissima, è bello, andiamo su a fare una passeggiata in montagna, andiamo a fare una piccola escursione. E lei mi disse una frase che mi è rimasta sempre in mente, qualcosa che non dimentico, non so da dove mi devo un po' ritrovare un po' l'autore. Ovunque lo sguardo io giro, in mezzo di io ti vedo. Una frase che mi è rimasta proprio in mente. Ovunque lo sguardo io giro, c'è questo panorama bellissimo, era bellissimo, insomma, una giornata serena, queste Alpi, insomma. E lei disse, ovunque lo sguardo io giro, in mezzo di io ti vedo. Questo è quello che fanno i salmisti. I salmisti, appunto, spesso, voglio dire, vedono la natura come un dono. Non a caso la natura per l'ebreo non è la riserva sacra, non so, dei primitivi, non è la grande madre degli egizi e non è neppure un grande progetto da scoprire. Ricordate qual è il ritornello nel libro della Genesi? È un dono bello. Pietro Metastasio. Metastasio. Pietro Metastasio, la frase della sinfonia. Ma nel libro della Genesi c'è spesso questo ritornello. Tov, in ebraico, bello, buono, bello, buono. Andate a vederlo, Genesi 1, e poi trovate questo bello uomo come un ritornello. È come se l'autore potesse anche lui, no, lodare l'opera del creatore. Dunque, è un dono che Dio fa all'uomo. Perché? Perché l'uomo possa vivere felice, perché l'uomo possa custodire, lavorare con responsabilità in questo mondo. Quindi è un dono non solo da accogliere, ma anche da, ecco qui la responsabilità, coltivare. Questo è il verbo che viene utilizzato. Cioè la natura è per l'uomo, ma non può essere sfruttata in modo sconsiderato, né tantomeno può essere abusata dall'uomo. E quindi mi sembra di poter dire che il libro della Genesi prende le distanze da un antropocentrismo sconsiderato, ma anche dalla demitizzazione e dalla divinizzazione della natura. Questo fa il libro della Genesi, questo fanno le scritture di Israele. Ora, il racconto che tutti conosciamo di Genesi 1, 2, riprendetelo poi con calma, anche voi lo rileggete questa sera, voglio dire, non stiamo a leggerlo tutto per intero, ci disegna quello che è il sogno di Dio per l'uomo e per il cosmo. Dunque, sono narrazioni che, se devo fare adesso un po' il professorino, lo devo dire, provengono anche da, come dire, epoche diverse. Per esempio Genesi 1 risale al secolo IV, mentre Genesi 2 risale al secolo X. Quindi pensate, sono due racconti messi insieme, un capitolo dopo l'altro, ma che appartengono anche a periodi storici diversi. Questo ci dicono gli esegeti, ci dicono un po' gli studiosi. E qual è, diciamo, lo scopo di Genesi 1, Genesi 2? Quante volte abbiamo sentito parlare, no? Di dire come è iniziato tutto. Innanzitutto siamo di fronte a un'opera letteraria e non scientifica. Quanti guai avremmo evitato se ogni tanto questa cosa l'avessimo ricordato. Cioè, il testo di Genesi 1 non è un'opera scientifica, non vuole dirci concretamente come sono andate le cose, se non altro perché a quell'epoca non c'era, Don Emanuele lo sa molto bene, voglio dire, veniamo tutti e due dagli stessi studi, quindi può confermare, non c'era nessuno che aveva un iPad, un iPhone, una telecamera, no? Che riprendesse l'accaduto. Ma non è l'intento dell'autore biblico. L'autore biblico non intende informarci su come sono andate le cose.
Gli scritti biblici hanno questa peculiarità, non sono libri di storia. E qui la grande difficoltà che spesso ritroviamo. Ecco perché dico è importante una corretta ermeneutica di questi testi, altrimenti facciamo danni, facciamo dire al testo quello che il testo non osa dire. Io faccio sempre questo esempio, immagino che un po' gli studenti che sono qui ricordino questa cosa. Se voi volete entrare da questa porta, dovete prendere la chiave giusta per aprirla, altrimenti non entrate. La stessa cosa vale con un testo. Se si tratta di un testo apocalittico, guai a leggerlo come un libro, non so, sapienziale. Se si tratta di un libro narrativo, guai a leggerlo come un testo poetico che va per immagini. Capite questo? È semplicemente una parentesi che apro di nuovo per tutti, perché ovviamente non tutti probabilmente vengono dal Toniolo o comunque da studi di teologia. Dunque, qual è lo scopo di Genesi 1, 2? Non è quello di informarci. Allora qual è? È quello non di formare, cioè di fornire una cronistoria degli avvenimenti, ma di professare la fede in un Dio creatore e ordinatore. L'uomo biblico a un certo punto fa la sua professione di fede, come noi diciamo nel credo, quando andiamo a messa la domenica, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, quello che ci ha rivelato Gesù. Gesù non c'è ancora, ma l'uomo biblico, l'ebreo, ricorda che all'inizio di tutto c'è un Dio provvidente, creatore e ordinatore. Dunque, questo è importante perché? Perché così si esclude che il mondo visibile sia qualcosa di originariamente cattivo e caotico. All'origine di tutto c'è un disegno. Vi ricordate quando anche Gesù nel Vangelo di Matteo dice: ma nel progetto, quando parla dell'uomo e della donna, fa riferimento al libro della Genesi, all'inizio non era così. Vedete come rimanda a quello che è l'origine. Dunque, voglio dire, qual è lo schema letterario che noi abbiamo in questi capitoli? Ma io lo vorrei chiamare parabolico, profetico, come quando Gesù parla, no? Anche lui in parabole molte volte, no? Nel Nuovo Testamento. Dunque, andiamo al di là della descrizione letterale, per favore. E se no non riusciamo a capire quello che il testo vuole dire, andiamo al di là di questo e poi il suo significato si apre anche a Genesi 3, che forse impropriamente è stato definito il racconto del peccato originale, no? Adamo ed Eva, il frutto dell'albero. Di per sé questo capitolo 3 è la continuazione di Genesi 2 ed è scritto dal medesimo autore di Genesi 2. Ora, qui tutta una parte un po' introduttiva per dire qualcosa sull'ermeneutica. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio quello che in modo particolare Genesi 1 e Genesi 2 vogliono quindi trasmetterci e che secondo me, più che fare una lezione di esegesi oggi, perché voglio dire possiamo andare a prendere un commentario per questo, magari usate Emanuele perché insomma è con voi sempre e che è ben preparato per questi argomenti, a me piacerebbe un attimo vedere quale prospettiva antropologica apre questa sezione di Genesi 1-3. E noi vedremo che c'è una prospettiva molto ampia, potremmo dire olistica, quadrimensionale. L'essere umano viene presentato come immagine e somiglianza di Dio, lo sapete molto bene, nelle quattro dimensioni del suo essere, che sono poi purtroppo parzialmente corrotte dal peccato. Questo fa Genesi 3. E qual è, come dire, questa immagine? È innanzitutto il rapporto con Dio. Genesi 1-3 ci mette davanti a come l'uomo si rapporta con Dio, quindi la sua dimensione, dicevo, una prospettiva
prospettiva quadridimensionale, quindi innanzitutto la dimensione religiosa, la dimensione religiosa dell'uomo, il suo rapporto con Dio, con il Creatore, primo aspetto. Secondo, il rapporto con i propri simili, il rapporto con l'altro, dunque la dimensione sociale. Tre, il rapporto con se stessi, dunque la dimensione esistenziale. Quattro, il rapporto con il creato, e dunque la dimensione ambientale. Capite? Abbiamo una prospettiva antropologica quadridimensionale, dimensione religiosa, dimensione sociale, dimensione esistenziale, dimensione ambientale. Partiamo dalla prima dimensione, quella del rapporto della creatura umana con Dio. Qual è il simbolo che ricaviamo da questo testo? Vi ricordate? Dal soffio sulla creta, Genesi 2,7, e anche da alcuni limiti che il Creatore pone ad Adamo riguardo agli alberi del giardino. Vi ricordate? Dice di tutti gli alberi, ma dunque nel rapporto con Dio c'è questo soffio, ma c'è anche il limite che Dio dà. Dunque Dio tratta l'uomo non come un prolungamento di se stesso, e l'uomo non è neppure una materia inerte, insensibile, ma è un suo vero e proprio partner. Questo viene fuori dal testo. L'uomo è dotato di intelligenza ed è, attenti, questo è molto importante, dotato di libertà. L'uomo nel giardino è dotato di intelligenza ed è dotato di libertà. È un vero e proprio partner. Perché dico questo? Perché paradossalmente è proprio il divieto divino di mangiare dell'albero a rivelare il fatto che l'uomo è libero e può decidere in base alla propria volontà. Dio avrebbe potuto fare diversamente. Invece il racconto ci dice come l'uomo nel giardino è libero, può disobbedire e, come sappiamo, di fatto lo fa. Questo per quanto riguarda la dimensione religiosa. Per quanto riguarda invece il rapporto dell'essere umano con i propri simili, cioè con gli altri, quella che abbiamo chiamato la dimensione sociale, è espressa in questi racconti dalle dichiarazioni di armonia e soprattutto di complementarietà tra l'uomo e la donna. Vi ricordate, no? Le prime parole che Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Ora, quando si parla di aiuto, si intende appunto un essere complementare, che gli corrisponda, cioè un essere dello stesso livello, della medesima dignità. È bellissimo quello che dice il testo, Genesi, della medesima dignità. E dunque la donna è della stessa sostanza dell'uomo, è osso dalle ossa dell'uomo ed è carne della sua carne, ha lo stesso nome dell'uomo, perché in ebraico uomo è Ish, mentre nella versione femminile è Isha. Quindi in italiano, non so se Emanuele me lo permette, dovrebbe essere uoma. Una traduzione che non esiste chiaramente, perché noi chiaramente parliamo di donna, non può esistere. Però un neologismo potrebbe essere questo, no? E dunque è destinata, come ricorda anche Gesù nel Nuovo Testamento, a formare con lui un'unica carne. Questa è la dimensione sociale. Poi il rapporto dell'uomo con
con se stesso, terzo, e simboleggiato dalle espressioni di autocoscienza, di responsabilità. Non so se avete mai notato, ma nella creazione le altre creature non ricevono da Dio alcun compito implicante intelligenza e volontà. Non è che gli esseri animali ricevono un compito che implichi la loro volontà. Ogni tanto per ricordarlo questo. Voglio dire, né gli astri, né i corpi celesti, né le piante, neppure le bestie, non sono esseri dotati di coscienza, di volontà. L'uomo invece cosa fa? Dà il nome agli animali. L'uomo utilizza il linguaggio, ponendosi come soggetto responsabile di fronte al resto del creato. Dunque si mostra consapevole di esistere, di agire. E l'autocoscienza e la relativa responsabilità, dunque, appaiono come delle caratteristiche peculiari di questa creatura speciale che è l'essere umano, il quale vive in se stesso una piena armonia tra corpo e spirito. Da che cosa è espresso questo? Da una nudità innocente. Vi ricordate? Erano nudi. Perché c'è innocenza in questo. Questo indica la nudità nel testo biblico di Genesi. E in ultimo, il rapporto con il creato, quindi la dimensione ambientale, quella un po' specifica di cui questa sera vogliamo parlare. Con il creato, con il resto del creato, il rapporto dell'uomo com'è? È espresso dal compito affidatogli da Dio di, ecco qui questo verbo che fa un po' un problema e che ha dato anche origine a quei malintesi che dicevamo all'inizio, soggiogare e dominare. Soggiogare la terra, dice in Genesi, e dominare sui pesci, gli uccelli, il bestiame, gli animali selvatici, i rettili e ogni essere vivente. Ora, qual è la possibile interpretazione di questo passo biblico? Perché, come sempre, noi prendiamo il testo, ma dobbiamo poi, voglio dire, interpretarlo, perché nel libro dei Vangeli c'è anche scritto che Gesù dice: se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo, se la tua mano ti è di scandalo, taglia. Ma non mi sembra, grazie a Dio, di aver visto in giro persone che si siano tagliate mani, si siano cavati occhi. Semplicemente perché noi capiamo che quella è una, tra virgolette, iperbole, si dice in termini tecnici, cioè una esagerazione, un discorso importante che riguarda lo scandalo. Dunque il testo va sempre interpretato. In questo caso come possiamo interpretare? Perché sembra che ci sia da parte dell'uomo una egemonia arrogante, da parte dell'uomo, soggiogare, dominare. Ora, la radice del verbo che si usa qui, il verbo ebraico, oltre che l'idea di dominio, quindi dominare, esprime il concetto di pigiare con il torchio, letteralmente pascolare anche, guidare, reggere, camminare accanto al gregge. Dunque, più che padrone, quest'uomo che deve in qualche modo dare il nome agli animali, è chiamato ad essere, io userei questo termine, pastore del creato. L'uomo non è padrone, l'uomo è pastore del creato. Dunque questo mandato di soggiogare, di dominare, poi viene coerentemente spiegato nella seconda narrazione, non come un dominio scriteriato, dispotico, ma come cura, come tutela. Il Signore, capitolo 2, versetto 15,
prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, e qui si utilizzano questi due verbi che ci piacciono molto, che abbiamo messo a titolo di questa nostra riunione questa sera, perché lo coltivasse e lo custodisse. Dunque, mi sembra di poter dire, alla luce anche di questo, che i testi sacri non autorizzano alcuna forma di sfruttamento e di abuso, ma indicano che cosa? Una sorveglianza attiva, un utilizzo che io chiamerei saggio del creato. Dunque, le prime pagine della Bibbia, che sono pagine, ripeto, fondamentali, impostano quella che poi anche il Papa ha chiamato, non a caso, una ecologia integrale. Perché? Perché queste pagine fissano i capisaldi di quelle che si potrebbero chiamare le regole di un comportamento civico universale. Cioè, noi in queste prime pagine, sentivo qui prima che c'era un amico preside, ai miei tempi si studiava educazione civica, non so se si fa più. Queste pagine, queste prime pagine di Genesi, di per sé fissano questo, le regole di un comportamento civico a livello universale. E le conseguenze della non osservanza di questa regola, di queste regole, provocano catastrofi che prefigurano poi quelle che colpiranno il popolo di Israele, quando anche lui, come purtroppo i popoli di ogni epoca, anche questo popolo non seguirà più gli insegnamenti e quelle che sono le linee tracciate dal Signore. Dunque, capite che noi nell'esperienza di Israele vediamo un po' il prototipo, in qualche modo vediamo, ci riconosciamo anche noi. L'esperienza di Israele è un popolo, è l'esperienza di ogni uomo, perché chi è Adamo? Adamo significa uomo, è l'uomo, siamo noi, capite? Cioè noi in queste pagine di Genesi 1-3 rileggiamo la nostra esperienza. È vero che lo facciamo attraverso un racconto, attraverso una parabola, però permettete che dica, siamo chiamati noi a entrare dentro questa parabola e quindi a immedesimarci nei nostri, non a caso, progenitori. Perché? Perché loro sono il prototipo di quello che noi siamo. L'esperienza che loro fanno è la nostra esperienza rispetto a Dio, rispetto agli altri, rispetto a noi stessi e rispetto al creato. E proprio la trasgressione del limite posto da Dio, quello che la Bibbia non a caso chiamerà peccato, questo è il peccato, è la trasgressione di quel limite, vi ricordate Genesi 3, no? Ve lo dicevo poc'anzi, l'albero del bene e del male. La trasgressione di questo limite rappresenta che cosa? Cos'è il peccato, se ci pensate bene? Il vostro vescovo su questo probabilmente vi potrà dire molto di più di me. Il peccato è la disarmonia. Se il progetto del creatore è armonia con Dio, con gli altri, con se stessi, con il creato, il peccato rovina. Il peccato, come dire, fa sì che in queste quattro relazioni fondamentali dell'uomo ci sia purtroppo una introduzione di disarmonia. Quindi quell'ecologia biblica integrale vede le quattro dimensioni come un insieme armonico, senza mai separare il rapporto con la natura, il rapporto con Dio, con i propri simili e con se stesso. Ora, Genesi 2, continuando un po', se non siete staccati, ma andiamo io verso la conclusione, Genesi 2 considera il limite presente della situazione umana come una condizione essenziale per poter effettivamente abitare nella creazione sette volte buona, perché per sette volte viene menzionato questo tov, buono, e il numero sette
è un numero che la Bibbia indica pienezza. Quando però si apriranno gli occhi? Vi ricordate il testo di Genesi 3? Dice che ci sarà questa apertura degli occhi per scoprire la nudità e provarne vergogna e per vedere poi la precarietà di una esistenza mortale. Dunque, purtroppo a un certo punto la trasmissione della vita, il lavoro, riveleranno una dimensione gravosa. La vita degli esseri umani sembra quasi insopportabile. E il Signore provvederà, dice il testo, delle tuniche di pelli di animali per vestirli, vi ricordate, no? Perché si accorsero appunto di essere nudi. Che cos'è questo? È la percezione stupita di una umanità che purtroppo non ha saputo vivere dentro la sua vocazione. Quella vocazione originale, cioè che non è stata capace di custodire fedelmente il giardino e che a un certo punto si trova come spiazzata, cioè si trova in una condizione di instabilità, in un mondo che è segnato dalla violenza. E non a caso i capitoli successivi ci presentano quali figure? Subito, Caino, Lamech, Nimrod. Cosa dicono questi nomi? Dicono violenza. Dunque, da questo progetto iniziale, da questa vocazione, l'autore biblico subito si accorge che purtroppo non è così. C'è un diffondersi della violenza, della morte, in una umanità che ha scelto di stare fuori da quel limite che Dio gli aveva dato. Genesi 4, 5. Genesi 3, il peccato. Genesi 4, 5, le conseguenze di quello che è il peccato. Dunque questo comandamento divino non è l'arbitrario ordine di un Dio geloso, ma è la condizione per abitare bene, la possibilità di abitare bene. Cosa accade? Avete capito che questo progetto di Dio purtroppo si inclina. Si inclina con la trasgressione del limite, quello che era stato posto all'inizio per il bene dell'uomo, per il bene del cosmo. Una trasgressione che non è, diciamo, interamente opera dell'uomo, ma viene suggerita dal serpente. Ricordate questa figura, no? Anche importante. Il quale insinua che Dio abbia posto il limite quasi per gelosia, per evitare che l'uomo diventi come lui. Vedete l'insinuazione, no? Per gelosia. E dunque Genesi 3 ci dice quelle che sono poi la trasgressione, le ferite provocate in queste quattro relazioni dalla scelta umana di violare questo confine oggettivo della realtà. Dunque questa trasgressione, lo ripeto, inclina la dimensione religiosa, la dimensione sociale, la dimensione esistenziale e la dimensione ambientale. E cosa accade? Che l'uomo deve fuggire. Vi ricordate come a un certo punto, non a caso, Adamo si deve nascondere. Si nascondono. Il rapporto con Dio è segnato dalla paura, dall'implicita accusa a Dio, come se lui fosse il mandante, no? Del peccato, avendogli posto, vi ricordate cosa dice Adamo? La donna che tu mi hai posto accanto. E Dio scaccia questi progenitori pur continuando ad avere cura di loro, e quindi la dimensione religiosa purtroppo è compromessa. Però una cosa vorrei dire, non è visto. Questo è importante, questa dimensione di rapporto con Dio è molto compromessa, ma non è distrutta. Perché? Perché l'essere umano, pur avendo voluto uscire, pur avendo scelto di uscire dal sogno di Dio, conserva la nostalgia del Creatore
essere da lui curato. Purtroppo che l'apporto tra gli esseri umani, ci ricorda Genesi, anche questo è segnato dall'accusa, dalla tensione. E la domanda posta da Dio all'uomo comporta, vi ricordate, questa accusa da parte dell'uomo alla donna, responsabile di avergli offerto il frutto dell'albero. In realtà però dietro c'è un'accusa a Dio stesso. E poi il motivo per cui c'è questa inimicizia tra l'uomo, la donna, eccetera, eccetera. Che cosa viene fuori da tutto questo racconto? Niente, viene fuori soprattutto nella relazione dell'essere umano con se stesso un elemento di squilibrio. Se questo accade con Dio, accade con l'altro, la donna, l'uomo lo prova anche su di sé, alla gioia di vivere, come dire, una relazione complementare e alla pari, purtroppo, come già vi dicevo, si sostituisce che cosa? L'accusa, la paura. Sembra che l'essere umano perda la sua serenità e dunque si trova in balia di questi sentimenti rancorosi. L'uomo perde la sua innocenza e dunque deve coprire il suo corpo con delle foglie di fico, come delle cinture. Perché? Perché l'uomo e la donna sono diventati maliziosi. E con la trasgressione il rapporto dell'uomo si è inclinato anche con il creato. E viene deturpato dalla disarmonia, dalla fatica, si parla, no? Vi ricordate? Dal dolore. Lavorerai, ma come? Con fatica. Genesi insiste, no? Su questo termine. E si parla del parto della donna, tutte cose che risultano fonte di sofferenza. Entra in questo aspetto. Il lavoro, la terra, la cui durezza dell'uomo, no? Verrà fuori, cioè, scusate, la durezza della fatica del lavoro verrà fuori. Polvere tu sei, polvere ritornerai. Voglio dire, a un certo punto si richiama all'uomo anche la morte, la sua condizione, che è quella di essere mortale. Dunque questo grande giardino preparato da Dio per l'uomo, come luogo di delizia, è un ricordo lontano. La terra diventa il luogo di afflizione, diventa il luogo di sofferenza. E mi sembra che le pagine bibliche purtroppo poi dovranno proseguire su questa scia, ripeto, Caino, Abele, insomma tutte le altre pagine che ben conoscete. Ma Dio continua a prendersi cura degli uomini e ripropone di nuovo, come dire, quel limite che purtroppo essi continuano a trasgredire. E quasi sembra che Dio li rincorra. Pensate ai profeti, pensate a queste pagine anche molto belle, dove Dio chiede continuamente conversione all'uomo, proprio mediante i profeti. Ora, che cosa possiamo dire alla fine un po' del commento a queste pagine? Che nessuna delle quattro dimensioni antropologiche, se assolutizzata, garantisce all'uomo la realizzazione. Voglio dire, il rapporto con l'ambiente, ed è il tema di questa sera, se preso a sé, rende l'uomo che cosa? Un elemento cosmico, un elemento sfruttabile a piacere, una particella in quel grande organismo che sarebbe la Terra, senza alcuna distinzione qualitativa rispetto al resto della natura. Il rapporto con gli altri, se viene assolutizzato, rende l'uomo schiavo della struttura sociale, come è stato considerato, pensate, dalle ideologie, no? Anche collettiviste, ridotto a una rotellina di questo grande ingranaggio che è lo Stato. Il rapporto dell'uomo con se stesso,
se considerato indipendentemente dalle altre relazioni, cade in che cosa? Nello psicologismo, nell'individualismo. Pensate come, ahimè, la nostra epoca mi sembra soffrano poco di questo. Credo che uno dei mali più grandi di questo nostro tempo è proprio separare, no? Questa dimensione, questo rapporto dell'uomo con se stesso, considerato indipendentemente dalle altre relazioni. Ma questo lo vediamo anche negli effetti, non solo a livello personale, ma anche economico e anche politico. Siamo anche tutti credenti. Pensate che anche il rapporto con Dio, se isolato dalle altre dimensioni, aliena l'uomo. Perché? Perché lo porta a un, chiamiamolo così, spiritualismo verticale, disincarnato. E questo è rischiosissimo. E in quanti gruppi anche, io purtroppo qualche volta vedo questo. No, no. Ambientalismo, collettivismo, individualismo, spiritualismo sono caricature dell'antropologia. Sono menomazioni fatali per l'essere umano. Dunque la Bibbia, sin dalle prime pagine, mi sembra che ci proponga che cosa? Ecco perché sono venuto questa sera, visto che si parla molto di vaccini in questo tempo, la Bibbia ci propone in queste pagine il vaccino, l'antidoto a questa riduzione. Che cosa significa una ecologia, è bello questo termine, integrale? Significa questo, una ecologia capace di integrare tutte le dimensioni di una vita buona, anzi, come dice il testo, molto buona, sognata da Dio per la sua creatura prediletta. Torniamo, in questo ci può essere di aiuto la Bibbia, anche a proposito di questo argomento, torniamo a quello che è il sogno di Dio. Nelle pagine bibliche vedete come sono sapienziali, non storiche. Queste pagine mi sembrano molto belle, no? Ricche di sapienza, ancora per noi oggi. Voglio dire, pagine scritte nel decimo, nel quarto secolo avanti Cristo, ma che vediamo così attuali per il nostro tempo. E per chiudere, l'uomo chi è? Lo sappiamo. È l'apice del creato delle scritture ebraiche. Beh, se voi andate a vedere il racconto di Genesi 1, voi vedete che lui è il vertice. Dopotutto viene creato chi? L'uomo. Invece nel secondo racconto, perché abbiamo questi due racconti, Genesi 2, lo troviamo al centro. Quindi il primo racconto lo presenta alla fine, il secondo racconto lo presenta al centro. Però attenti, perché mi sembra che il racconto biblico non voglia presentarci un antropocentrismo forte. Non è questo. Quante volte sento dire anche nei nostri ambienti, sì, ma al culmine di tutto della creazione, l'uomo, no, no. Io farei qualche piccola precisazione, vedrei alcune sfumature. Certo, l'uomo costituisce il culmine dell'azione creatrice di Dio, perché lui è creato al sesto giorno. E mi sembra che la narrazione segua la scansione che richiama sostanzialmente una scala gerarchica, no? Che era diffusa già a quel tempo in altre culture. Mondo minerale, mondo vegetale, mondo animale, mondo umano. Quindi c'è una scala. E poi la seconda narrazione che mette l'uomo al centro del giardino che Dio ha realizzato per lui. Ma pensateci bene, rileggete con calma poi questa sera questi racconti di Genesi 1-3. La creazione dell'uomo non è di per sé il culmine del progetto divino, che invece sfocia nel riposo del settimo giorno. Genesi 2-2-3. Non l'uomo è l'apice, il sabato è l'apice.
non so se ci avete mai pensato, non l'uomo, ma il sabato. E vale già qui, direi, quello che poi Gesù certamente preciserà, che cioè il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Guardate che la nostra conclusione è molto bella. Voglio dire, l'uomo e il sabato non sono alternativi o l'uno o l'altro. Solo quando l'uomo rispetta il sabato rispetta l'uomo e lo promuove. Cioè, fuori di metafora, rispettando il settimo giorno, cioè il riposo che richiama l'eternità, questo è il sabato, il riposo, quello che poi sarà la vita eterna, no? L'uomo evita di farsi mangiare dalla logica del tempo, cioè la cronologia, ed evita di vivere in questo mondo in modo quantitativo, predatorio, sfruttando l'ambiente naturale e umano. Mi sembra, cari amici, che noi ci siamo proprio dentro questa dimensione. Spesso viviamo il nostro tempo, questo sabato, diciamo così, in questa maniera. Invece, se l'uomo rispetta il sabato, può vivere che cosa? La logica del tempo favorevole, quello che in greco è il kairos, cioè la kairologia, non la cronologia, assaporando la qualità, la relazione, il dono. Questa è la prospettiva biblica, capite? L'uomo non è predatore, ma l'uomo deve godere di quello che Dio gli ha dato. E poi ci vengono date altre norme, ma io credo di aver preso tutto il tempo. Dunque, spero di essere riuscito, no, con una lezione esegetica troppo, diciamo così, dettagliata, ma con uno stile un po' sapienziale. Insomma, spero di essere riuscito a farvi un po' assaporare queste pagine bibliche, farvi capire un po' qual è l'intento dell'autore e qual è poi, purtroppo, voglio dire, ciò che l'uomo con il suo peccato, insomma, è problema. Ma all'origine c'è questo. Poi con Emanuele, probabilmente la prossima volta, non so quando sarà, riprenderà, immagino, un po' queste pagine, e non a caso queste cose, guardate un po', lui le vedrà in altri libri, quali quelli sapienziali, perché vedete come Genesi 1, 3, 4, anche 5 sono di per sé squisitamente sapienziali, motivo per cui i sapienti di Israele, Proverbi, Giobbe, non so, insomma, gli altri, riprenderanno questi temi e li approfondiranno. Cioè possiamo esprimere qualche osservazione brevemente, cioè, anche vostre considerazioni, vostre siete ancora svegli? Sì, io di solito, perché con queste mascherine non è che si capisca molto, di solito il segno universalmente riconosciuto è quello degli occhi che si chiudono, quindi visto che era ancora insomma, questo segno non è la propria migliaia. Capire anche che questi testi sono di una grande attualità e che vanno conosciuti ma vanno anche trasmessi nel loro significato anche nel modo corretto di intenderli, di interpretarli, quindi non sono da scartare come qualcosa di superato, di insignificante perché
sono racconti che bene o male si conoscono. C'è un significato profondo che sfugge. Si conoscono male, perché uno dice ancora crede ad Adamo ed Eva, al serpente, alla mela. Ci accostiamo a questi testi, lo dobbiamo dire, Emanuele, tu lo sai, purtroppo è anche colpa nostra qualche volta, cioè non con l'ermeneutica giusta. Cioè, voglio dire, quando io dico che è un testo letterario, voglio dire, non voglio dire che non è accaduto, anche quando parlo, no, di alcune pagine bibliche, no, per quanto riguarda, non so, tu sai che insegno soprattutto Giovanni al seminario, chi è mio amico, questo lo sa, quando parlo di simbologia, uno dice subito, va bene, questo è simbolico, quindi non è vero. Cioè, voglio dire, il racconto c'è e si parte da un evento storico, solo che poi il testo è letterario, quindi porta anche chiaramente a qualcos'altro. L'autore, narrando, così come in tutti gli altri testi letterari, ci porta a considerare anche altri aspetti. Certamente ogni testo va preso per quello che è, però il problema grande, tu sai, è il genere letterario. Cioè, se io mi accosto a Genesi 1-3 come se fosse un testo scientifico, capite come questo testo che io vi ho in qualche modo oggi presentato non ha nessun senso. Cioè, non posso metterlo alla pari di un testo scientifico, perché è un errore, appunto, è un testo letterario che vuole trasmetterci un messaggio. L'autore biblico lo scrive perché vuole trasmetterci un messaggio. Io questa sera ho cercato in qualche modo, alla luce un po' degli studi, chiaramente di quello che un po' tutti conosciamo, di farvi vedere una corretta, direi, interpretazione, perché altrimenti facciamo dire al testo quello che il testo non dice, cioè non apriamo quella porta che dicevamo all'inizio, senza la chiave giusta. Quindi, insomma, dobbiamo darci da fare, la formazione è importante anche per noi, intendo per i professori, per i catechisti, non dobbiamo mai smettere di imparare, mai togliere la curiosità, è il motore per me la curiosità, anche per i problemi che ogni tanto vivo, cioè ci permette sempre di stare in movimento. Si diceva con le nostre parti, no, che la vecchia con la nonna non è mai morto perché doveva ancora scoprire. Era sempre simpatico. Sempre simpatico. Prego, se c'è qualche risonanza da parte vostra, voglio dire. Nel senso che la sapienzialità del testo è data anche dal fatto che ci sono due racconti della creazione. Se fosse una cosa scientifica ce ne sarebbe stato uno solo. Se in due capitoli ci sono due racconti diversi, è ovvio che è un genere letterario. Quello che interessa al testo è che noi siamo creature e Dio è creatore. Il modo di esprimerlo è legato al tempo e alle modalità. Già Galileo diceva, no, che nella Bibbia c'è scritto come si va in cielo, non come vanno i cieli. Come vanno i cieli ce lo dicono gli scienziati. Come si va in cielo ce lo dice la Sacra Scrittura. E tornando all'etimologia di peccato a cui Don Gianni ha fatto accenno, in ebraico e anche in greco peccato significa fallire il bersaglio. Quindi se noi falliamo il bersaglio siamo nel peccato. Se invece il bersaglio lo cogliamo, siamo dentro il progetto di Dio e realizziamo insieme con Dio il suo progetto e anche il suo sogno. Poi l'attualità anche del sabato è data dal fatto che il sabato serviva in una società in cui l'uomo, specialmente gli schiavi e le donne, non avevano alcuna dignità, potevano anche riposarsi. Per cui il riposo del sabato non è solo religioso, ma è anche umano e sociale. C'era uno stop alla quotidianità del lavoro per dire questo tempo è per te, ripreso poi dal convegno di Verona all'inizio di questo secondo millennio, quando hanno parlato del lavoro e della festa e hanno indicato la domenica, che è poi il sabato degli antichi, come il giorno delle tre R, il giorno del risorto, il giorno del riposo e il giorno delle relazioni. Ecco, questo mi pare che in Genesi c'è tutto. Conoscevate un po' questi testi, oppure dire, forse chi viene da Antoniolo un po', sì, ma non so in generale se sono i catechisti, non so. Qualcuno giustamente
ci sono due racconti, no? Uno dice, ma perché? Qual è vero, il primo o il secondo? Vedete, nella letteratura antica esisteva questo, non è come noi oggi, no? Che sostituiamo quello che è più valido rispetto a quello che non è valido. Nella letteratura antica succedeva questo, che non si buttava niente, è il motivo per cui da due tradizioni diverse, sapete come la Bibbia è biblioteca, cioè raccoglie, quindi voglio dire, noi abbiamo un capitolo che è di un'epoca e un altro capitolo che è di un'altra epoca e sono messi lì. Qual è vero? Come i Vangeli, quanti Vangeli abbiamo? 4, di per sé il Vangelo però è uno. Però, dicevano la Penna, abbiamo un Vangelo quadriforme, cioè noi diamo lo stesso sguardo a Gesù, cioè diamo lo sguardo, diciamo, diverso, pluridimensionale, quadriforme, sullo stesso evento che è Cristo. Ma il nucleo del Vangelo è quello, lo conosciamo, è Gesù, il Figlio di Dio. Come questo viene narrato? A seconda della sensibilità dell'autore, intendo Marco, Matteo, Luca e Giovanni. E così anche per quanto riguarda questi due racconti, che sono di epoche diverse e la prospettiva è diversa, ma mi sembra che il messaggio, insomma, vada un po' su quella linea. Ci hai fatto anche un invito implicitamente a non avere paura di leggere questi testi che altrimenti potrebbero passare in secondo piano e invece hanno tutta la loro forza e ci serve anche sfogliarli, prendere in mano. E non, forse esercitandoci su dei testi così particolari noi possiamo anche cogliere questo messaggio che tutta la Bibbia davvero è viva, quale c'è la parola di Dio viva che dobbiamo saper raccogliere e ascoltare. Ma purtroppo Emanuele tu sai bene che noi credenti cristiani il limite grande che abbiamo è che spesso concentriamo, insomma, tutta la nostra attenzione soltanto sul Nuovo Testamento. Un po' questa è una pecca che è un po', dipende anche un po' da noi. Però voglio dire, la Chiesa, tu lo sai bene, cioè ha assunto, insomma, non a caso noi durante la liturgia sempre ascoltiamo pagine bibliche del Primo Testamento. Spesso, se voi ci fate caso, alla domenica la prima lettura in modo particolare è il Vangelo, sono, diciamo così, sempre in sintonia. Quindi non è una cosa, come dire, anche questi momenti di formazione per eruditi, per specialisti. No, il Concilio ce lo ha ricordato, ce lo ha detto. Noi la nostra fede, scusate, come la nutriamo? Cioè, voglio dire, il credo che noi recitiamo alla domenica quando andremo a messa, che cos'è se non una sintesi, un po', voglio dire, Dio creatore, dove lo prendiamo? La Genesi, ciò che lì lo diciamo con una formula, ma è tutta la scrittura che è ispirata, questo ci ricorda il Concilio. Quindi ben vengano questi momenti come quelli che organizzate proprio perché la fede dei credenti, quindi voi che in modo particolare avete anche responsabilità o perché docenti o perché catechisti, perché possiate nutrire le persone attraverso la parola di Dio, cioè io la mia fede ogni giorno cerco di accrescerla e di maturarla alla luce delle scritture, non è che si può fare in modo diverso. Capisco che ci sono devozioni belle, chiaramente che insomma per tradizione insomma, noi manteniamo perché a cui siamo affezionati, ben venga, però cerchiamo di robustirle con la parola di Dio, perché questa è la modalità che Dio ha scelto, cioè non è che è colpa mia, voglio dire, quando io insegno un po' di greco agli studenti o il mio collega fa l'ebraico, Santa Teresina diceva, potessi conoscere io queste lingue, no? Mi piacerebbe tanto studiare, perché questa è la modalità che Dio ha scelto di liberarsi all'uomo. Quindi dico, non è colpa mia, prendetela la colpa all'Eterno, a parte questo non è che serve studiare le lingue bibliche, però abbiamo amore per la scrittura, perché questa è la lettera di Dio per noi uomini. E quindi come vedete, anche queste pagine, vedete come la Bibbia racconta attraverso, cioè la Bibbia si scrive attraverso dei racconti. È bello questo, se ci pensate, no? Non so se ci sono da voi delle nonne, ma io ricordo come anche quando ero bambino, anche mamma, cioè mamma mi racconti una storia. Ecco, pensate che la Bibbia è così, ci intende formare.
concetti o per, diciamo, cose un po' astratte, ma parla nella narrazione, nel racconto. È bello questo. E dobbiamo cercare di capire, tra virgolette, qual è la morale della favola, cioè cercare di capire, a partire dal racconto, qual è il messaggio che oggi è valido, perché in quei personaggi biblici possiamo noi identificarci. Ma non voglio fare nessuna domanda. Anche perché dobbiamo concludere, e ti ringraziamo di questa, di questo incontro, di questa meditazione che ci hai offerto. E il prossimo incontro sarà ad Ortona, alla parrocchia di Santa Maria delle Grazie, il 19 novembre, che è venerdì, sempre alle 18:30, nella parrocchia, nella sala della pace si chiama, una sala che sta all'interno della parrocchia. E continueremo ancora ad approfondire un po' sempre il discorso del creato nella scrittura e nell'Antico Testamento. Grazie anche a tutti voi per la partecipazione, avete ricevuto penso tutte le indicazioni per continuare gli incontri, agli insegnanti di religione abbiamo richiesto insieme all'ufficio scuola di partecipare almeno a 8 incontri in presenza e poi questo vale anche come corso di aggiornamento alla fine del percorso, tutti gli altri possono anche seguire tramite Facebook o tramite i social, poi questo incontro anche rimarrà a disposizione anche sul canale YouTube. Vi ringrazio e buona serata a tutti. A presto.